l'incontro che ha avuto con De Luca dopo che disse che l'avrebbe telefonato, insomma, si aspettava poi sul terreno della Movida, ancora una volta su questo, insomma, questa atmosfera così ancora di scontro con il governatore? Ma io questo argomento Movida lo comincerei un poco a togliere dal vocabolario, non perché sia una cattiva parola, perché è diventato un po' condizionante di temi generali. Per esempio, approfitto per precisare che da molti è stato sottolineato che anche il provvedimento del decreto del TAR, il secondo, quello in audita altera parte, cioè non la sentenza in contraddittorio, riguardasse la Movida, e invece non c'entra nulla la Movida. Io credo che il clima che ha messo in campo De Luca, e che continua in parte a mettere, è un clima che non è favorevole per quella coesione sociale necessaria per la ripresa delle nostre comunità. Cioè, qualcuno mi dovrebbe spiegare che senso ha oggi, ormai stiamo al 22 di giugno, dove è caduto anche l'obbligo delle mascherine, che eravamo rimasti uno dei pochi presidi nazionali ad avere l'obbligo di mascherina addirittura all'aperto, addirittura da soli. Se uno camminava alle 3 di notte da solo all'aperto in piazza Plebiscito deve mettere la mascherina, che nessuno comprende. Però mantiene il divieto che dopo le 10 non possiamo ancora consumare all'esterno, mentre invece all'interno. Sono provvedimenti punitivi, insensati, illogici, e hanno creato quel clima anche che, mentre noi cerchiamo di favorire una ripresa della città, una coesione sociale, il rispetto di esigenze che sono anche differenti le une dalle altre, l'ho detto, anche lo stesso episodio di Piazza Bellini, non voglio entrare nel merito della vicenda eccetera, ma l'esasperazione data anche dal fatto che quando c'è un'incertezza normativa, uno dice una cosa, uno dice un'altra, si può fare o non si può fare, ma perché dobbiamo, cioè la criminalizzazione del cittadino e dell'operatore economico è frutto di una della politica del lanciafiamme, che poi ha deposto lo stesso De Luca, lo si è visto nella vicenda della tifoseria, dove qualcuno avrebbe dovuto dire: tu che sei il produttore del lanciafiamme politico mediatico, dove hai messo il lanciafiamme? Quindi adesso ne avremmo bisogno invece di un sostegno economico per le attività produttive, avremmo bisogno di un sostegno sul tavolo del lavoro per affrontare la crisi, avremmo bisogno di coesione, potresti utilizzare anche una collaborazione con un sindaco che alla fine in questo momento non sta manco impegnato direttamente in campagna elettorale. Cioè, io faccio un discorso ora nell'interesse della comunità, io credo che lui sia completamente distratto ovviamente a fare questi incontri politici che immagino, come dire, l'entusiasmo che creino. Perché se vedo le persone che si uniscono a quel tavolo, meno male che non ci siamo. Quindi noi siamo proiettati sulla città e proviamo anche, come dire, a ricostruire un clima di coesione e di ripartenza. Attendiamo, se posso aggiungere, con frenesia gli impegni che si traducano in fatti del governo. Perché poi non dimentichiamoci questo lato qua. Cioè, noi abbiamo degli impegni precisi, il Presidente del Consiglio, il governo ha preso con l'ANCI e con i sindaci della città metropolitana: liquidità, norme da inserire in conversione nel decreto e il decreto semplificazioni. Decreto semplificazioni, riconoscimento, ritorno al potere del sindaco, di ordinanza, semplificazioni, procedure accelerate, addirittura, per capirci, a me non piace il termine perché anzi è un'antitesi con il sindaco commissario, che in realtà significa sindaco con poteri agevolatori, diciamo, per capirci, modello Genova. Cioè, per alcune opere pubbliche garantire al sindaco la possibilità di agire in tempi rapidi. Cioè, se questo non avviene il paese rallenta, affanna, noi continuiamo a non avere risorse economiche necessarie per poter sopperire alla carenza di liquidità che comincia a essere cronica, tutti i bilanci vanno in rosso delle partecipate, di tutto. Quindi il momento è sicuramente molto difficile, il governo ci auguriamo che possa intervenire col decreto legge a fine giugno e in conversione con le misure che gli abbiamo chiesto e che si è impegnato a sostenere.